La Commissione europea ha appena rilasciato una lista di 77 fitofarmaci candidati per la sostituzione. Ci spiega cosa vuol dire? Si tratta di sostanze che sono state autorizzate dall'Unione Europea e dagli Stati membri e che possono essere utilizzate, però sono state identificate come pesticidi che possono essere sostituiti, se possibile, da altre sostanze che abbiano un impatto meno significativo sull'ambiente. Chi decide quali di queste sostanze poi potranno essere sostituite e quali no? Questa decisione spetterà agli Stati membri, quindi alle autorità italiane. A partire dal 1 agosto 2015 fare delle valutazioni se alcune di queste sostanze possano essere sostituite da altre che hanno un impatto inferiore sull'ambiente. Però bisogna che questi sostituti siano ugualmente accessibili agli agricoltori. Non crede che una lista del genere, che un approccio del genere, possa essere usato come una specie di indice delle sostanze proibite? Ci sarà chi cercherà di vederla come una lista nera, ci potranno essere delle organizzazioni che vogliono farlo, però per la Commissione europea non è questo senz'altro lo spirito. Si tratta, come dicevo prima, di sostanze autorizzate e pertanto da cui che non vengono considerate nocive per la salute umana né che abbiano effetti sull'ambiente devastanti, però si riconosce la necessità di sostituire questi principi attivi che alcune di questi pesticidi hanno con delle sostanze che abbiano, se possibile, un impatto minore. C'è una preoccupazione da parte di molti agricoltori italiani perché alcuni fitofarmaci sono utili alla ricchezza e alla diversità delle colture mediterranee, soprattutto in annate come quella che abbiamo appena vissuto, in cui le condizioni meteo favoriscono l'attacco dei parassiti, delle fitopatie. Ecco, cosa risponde la Commissione a questo tipo di preoccupazioni? Ma appunto proprio per questo l'analisi poi delle valutazioni comparate, ossia di valutare con quali sostituti si possano eventualmente sostituire questi candidati, questi pesticidi che sono stati indicati in questa lista, viene lasciata allo Stato membro, ovvero alle autorità italiane, proprio perché la Commissione non si sente di intervenire fino a quel punto imponendo delle soluzioni che invece devono essere adattate alla situazione di ogni Stato. Quindi si lascia alle autorità nazionali, quindi a quelle italiane, la possibilità di valutare se effettivamente ci siano dei sostituti altrettanto efficaci e disponibili per quel tipo di coltivazioni.